che cosa la convinse in Pierangelo al punto da scommettere la sua carriera di discografica quasi agli esordi? Ma intanto la sua voce, la sua personalità, perché oltre alle canzoni che naturalmente ci ha lasciato come testamento, che non moriranno mai, ma Pierangelo, appunto, quelle canzoni sono frutto di una testa, di un valore, di una persona che pensa in un certo modo, che ha quella forza anche di a volte di andare controcorrente, e con la motivazione, cioè lui praticamente sosteneva i suoi discorsi, magari qualche volta io non ero tanto d'accordo con lui, però era bello capire dall'altra parte che c'era una persona che motivava il suo pensiero, la sua filosofia di vita, e quindi è bello, insomma, da questo punto di vista mi è mancato molto, non ho trovato nessun altro che fosse così come Pierangelo, era proprio unico. Lei è la discografica che ha prodotto il disco A Muso Duro, che contiene la canzone omonima cantata in questi giorni anche al Campovolo. Come ha vissuto quel momento di unione e di ricordo di Pierangelo? Ma allora, è stato bello, è stato, come dire, un gesto dovuto, quello di fare insieme A Muso Duro. C'è una filosofia di vita lì, c'è una forza, c'è un coraggio in quella canzone, che un coraggio che noi oggi dovremmo avere, no? Anche nella nostra situazione, cioè tutte le canzoni di Pierangelo, quella in particolare, ma tutte, cioè, anche Pure Soffia, se pensiamo al testo di Pure Soffia, potrebbe essere scritto ieri, cioè quando la poesia è vera non invecchia mai. È veramente, e Pierangelo è stato proprio da questo punto di vista un grande poeta che metteva le note sulle sue parole. È stato, secondo me, sottovalutato. Cioè, Pierangelo, probabilmente la sua carriera interrotta così, però Pierangelo ci ha lasciato in eredità delle pagine di musica e di testo che veramente sono notevoli, e quindi spero in futuro, insomma, che ci siano spesso anche, diciamo, opportunità che possono far magari per alcuni che non lo conoscono, proprio ritrovare un Pierangelo Bertoli che ha dato veramente tanto di sé. Ti voglio però far vedere una cosa, sì. Perché noi abbiamo lo schermo gigante, è accaduto, sì, veramente. Era il Festival di Sanremo del 1991. Sì. Angelo finisce, spunta la luna dal monte con i Tazenda, no? E guardate cosa è successo al teatro a Sanremo appena loro finiscono di cantare, una cosa senza precedenti. Momento che non va dimenticato. Tra l'altro...